Siamo pronti, mio re. Dimmi, Dienice. Sei mai andato a pescare con tuo figlio? No, mai. Ho solo condotto con onore una vita da soldato. Sarei voluto andare a pescare con mio figlio. Ma ora... andiamo a incontrare il destino. Spartani! Ogni respiro che avete fatto vi ha condotti dove siete ora. Ogni goccia di sangue, di sudore, ogni lacrima, tutto questo vi ha portati proprio qui, a questo momento. I persiani sono qui per renderci tutti schiavi. Io ho un'idea migliore. Io dico di dissetare gli dèi con il loro sangue! Che cosa ne dite, Spartani? Per i nostri figli! Per le nostre figlie! Per Sparta! Sta Cersei. Cersei manda il suo gregge al macello. Coraggio, persiano! Porterò la tua testa a Cersei, Spartano insolente! Vieni a prenderla! Yeah.
Uno scontro facile per uno spartano! Ci hanno traditi, mio re. Cersei conosce la via dietro la montagna. Arrivano. Entro l'alba sarete completamente circondati. Siamo spartani. Quando non lo siamo? Spartani? Una parola che perderà significato quando Cersei spazzerà via la vostra razza dalla... Questo è stato un giorno che i persiani non potranno scordare. Ma domani sarà un giorno che il mondo non potrà scordare! Eccola. Wow, incredibile, Leila. Credi che sia davvero la lancia? Sì, è lei. Il libro era messo praticamente sopra. Mai avuto un colpo di fortuna così. Ok, azioniamola. Sei sicura che possiamo fidarci? Cioè il libro potrebbe... Fa come ho detto. Sei tu il capo, capo. Me ne occupo io. Giusto perché tu lo sappia, ho fatto delle modifiche dall'ultima volta. È impossibile stare al passo con la tecnologia. Posso potenziare la simulazione fino alla sincronizzazione sensoriale massima, se vuoi. Facciamo un passo alla volta. D'accordo. Se vuoi qualcosa di più intenso, posso sempre regolare le impostazioni al momento. Questa parte è per sapere quante informazioni vengono mostrate mentre sei nell'Animus. Dammi tutte le informazioni che puoi. Non voglio trovarmi lì senza le indicazioni necessarie. Felice d'aiutare. Puoi sempre cambiare idea più tardi. Senti, Leila, prima che tu vada. Se il libro ha ragione, questa lancia, questa storia... cambieranno tutto. Riponi tanta fiducia in una fonte piuttosto inaffidabile. Storico o no, quel tizio parlava di oggetti magici e volontà degli dèi. Non è Omero. Erodoto è il primo storico di cui si abbia notizia. C'è più verità nei suoi testi di quanto pensi. Quale modo migliore di trovare manufatti Isu che fidarsi dell'uomo che sostiene di aver incontrato un membro della progenie? Lo so, ma... Fidati di me. Forse hai ragione. La lancia, il libro, non significano nulla. Ma qualcosa mi dice che non è così, e di certo non lascerò che l'Abstergo lo scopra prima di noi. Ma hai ragione. Comunque non abbiamo molto da perdere. C'è solo un piccolo problema. E sarebbe? Il manoscritto è in cattive condizioni, per usare un eufemismo. Il DNA trovato sulla lancia corrisponde a due individui diversi. Devi scegliere tra i due filamenti di DNA. La scelta è tua. Lei ci aiuterà a trovare quello che cerchiamo. Ne sono certa. D'accordo, capo. Siamo pronti a partire. 431 avanti Cristo, arriviamo. L'inizio della guerra del Peloponneso. Buona fortuna. Non voglio metterti sotto pressione, ma è tutto nelle tue mani. Stavolta l'Abstergo non vincerà. Se quello che dice il libro è vero e troviamo il manufatto, gli assassini avranno finalmente una possibilità di risorgere. Puoi farcela. Ah, Victoria, leggi il libro. Contiene i segreti che non potrò scoprire da sola quando sarò lì. Agli ordini, capo.